Un gioioso e fraterno saluto di pace e bene a tutti voi che desiderate pregare con noi. In modo particolare rivolgo il saluto ai giovani che si sono collegati sulla piattaforma Zoom e coloro che ci seguono dalla pagina Facebook. Il motivo di questi incontri è originato dal voler far memoria del centenario ottavo del capitolo delle Stoie, quel momento così significativo, così singolare, in cui frate Francesco d'Assisi, insieme ai suoi frati, si misero in ascolto della parola del Signore, cercando di trasformarla in vita. E i suoi frati, che erano presenti a quel momento, prendevano degli appunti di tutto ciò che Francesco trasferiva, del dettato del suo cuore, e questi appunti, che tecnicamente vengono definiti reportaciones, sono stati poi trasmessi all'interno dei codici e noi oggi possiamo godere di 28 perle preziose, che sono le ammonizioni, altro non sono che dei fari di luce che mettono verità lungo il nostro cammino e ci instradano lungo i sentieri della santità. La seconda ammonizione è quella su cui vogliamo porre il focus per quest'oggi. È l'ammonizione che segue la prima, in cui Francesco ci invita a mangiare del corpo del Signore, perché mangiando di Lui possiamo, come Lui, recuperare la grande virtù dell'umiltà. Egli che dalla sede regale scese sull'altare del Signore e continua a scendere ogni volta nelle mani del sacerdote. Nella seconda ammonizione, invece, Francesco ci mette in guardia di non mangiare questa volta dell'albero della scienza del bene e del male, e lo fa richiamando un'espressione biblica tratta dal libro della Genesi, al capitolo secondo, in cui il Signore dice ad Adamo: mangia pure di qualunque albero, ma dell'albero della scienza del bene e del male non ne mangiare. Adamo chiaramente poteva mangiare di qualunque albero del paradiso, ma guarda caso sceglie il frutto proibito. E la grande tentazione su cui ognuno di noi probabilmente non riesce a fare uno scatto di verità e quindi cade. E siamo messi in guardia. Quando pecchiamo? Pecchiamo quando mangiamo dell'albero della scienza e ci appropriamo dunque della nostra volontà. Ogni volta in cui la nostra volontà non coincide con la volontà di Dio, ecco che noi mangiamo di questo frutto proibito e quindi cadiamo nel peccato. Chissà quante volte nella preghiera del Padre nostro, elevando le mani al cielo, diciamo: sia fatta la tua volontà, lo diciamo con le labbra, ma non lo sentiamo col cuore, ovvero non lo trasformiamo con la vita. Per Francesco, mangia dell'albero della scienza del bene colui che si appropria la sua volontà e si esalta per i beni che il Signore dice e opera in lui. E qui torna l'orgoglio. Quante volte anche noi pensiamo che i beni siano nostri. No, Francesco non solo in questo scritto, ma in tanti altri scritti ci dice che coloro che si appropriano dei doni che il Signore ci fa sono dei ladri, perché tutto è grazia e tutto va restituito a Lui. E allora quest'oggi vogliamo dire grazie a un Dio perché attraverso la voce di San Francesco d'Assisi ci mette in guardia e ci dice che l'uomo, per non peccare, deve poter essere un ascoltatore attento della parola e dunque fare la sua volontà, ma soprattutto immergersi in un canale di santità che nient'altro è che un percorso di umiltà, perché soltanto l'uomo umile può riconoscere che nulla gli appartiene, ma che tutto viene da Dio. Oggi vogliamo chiedere l'intercessione, oltre che alla Vergine Maria, a San Francesco d'Assisi, anche all'Arcangelo Michele, di cui ricorre la festa, proprio in ricordo di un'apparizione del V secolo. Diciamo a lui di starci vicino, gli chiediamo di guidare il nostro cammino per abbattere il male. L'Arcangelo Michele viene sempre rappresentato come il condottiero con una spada che uccide il drago. Francesco d'Assisi era un grandissimo devoto dell'Arcangelo Michele.
Vogliamo anche essere noi dei devoti, affidarci a Lui per dire: San Michele Arcangelo, aiutaci a sconfiggere il male con il bene. Aiutaci a cogliere che la nostra volontà deve coincidere sempre, comunque e in ogni modo con la volontà di Dio. Ma soprattutto, aiutaci a non appropriarci mai dei beni del Signore. Sono Suoi e a Lui vanno restituiti. Un saluto carissimo a tutti voi, di pace e bene.